Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Sorelle e fratelli carissimi, in un batter d'occhio siamo arrivati alla prima domenica di Avvento. Con questa domenica inizia il nuovo anno liturgico e arriva un nuovo compagno di viaggio che ci accompagnerà nel percorso di quest'anno. Al posto dell'Evangelista Luca arriva l'Evangelista Matteo, ma parte dove Luca era giunto. Gesù, infatti, si trova dove lo avevamo lasciato l'altra domenica nel Vangelo di Luca, sul Monte degli Ulivi, di fronte alla città di Gerusalemme. Lì Gesù sta parlando, ha parlato del Tempio, della sua maestosità e della sua bellezza, dicendo che di esso non sarebbe rimasta pietra su pietra. E sta parlando della venuta del Figlio dell'uomo. Il linguaggio che utilizza è un linguaggio che gli studiosi chiamano apocalittico, cioè che ci rivela un segreto, ci rivela il senso profondo e nascosto delle cose. E questo linguaggio, molto chiaro per gli uomini e le donne del tempo di Gesù, per noi invece è molto difficile. Abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo spieghi, ed è la Scrittura stessa a farlo. Gesù dice che il Figlio dell'uomo sta venendo e che noi lo dobbiamo accogliere. Chi è questo Figlio dell'uomo? Colui che dà inizio al nuovo regno, colui che dà inizio alla nuova umanità. Ed è importante capirlo, perché per ben 70 volte nei Vangeli Gesù parla del Figlio dell'uomo e spesso si autodefinisce così. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Gesù, che si autodefinisce il Figlio dell'uomo, prepara i nuovi cieli e la nuova terra, dove gli uomini nuovi e le donne nuove che accolgono il suo messaggio, che accolgono il suo Vangelo, che accolgono la sua persona, sono chiamati a vivere, facendo propria la logica non più delle belve, ma quella della nuova umanità. Infatti c'è un passo del profeta Daniele al capitolo 7 in cui si dice che dal mare, che per gli antichi era il luogo da dove proveniva il male e tutto ciò che di negativo c'era, dal mare venivano quattro bestie, quattro belve. Prima il leone, che rappresentava i babilonesi, poi l'orso, che rappresentava i medi, poi il leopardo, che rappresentava i persiani, e poi una bestia più feroce di tutte, che rappresentava Alessandro Magno con tutte le sue schiere. Una fiera
prendeva il posto di una fiera, una belva prendeva il posto di un'altra belva. Nella vecchia umanità, con la terra vecchia e i cieli vecchi, non c'era spazio per il vero uomo e per la vera donna. Gesù sorge come il figlio dell'uomo, ci diceva il profeta Daniele, e dava origine alla nuova umanità. Un'umanità che durerà per sempre, che non avrà mai fine e che, come accennavo, avrà come legge l'amore, avrà come legge il dono di sé, avrà come legge il servizio reciproco. La cosa più importante alla quale il Signore ci richiama oggi è, in questa prima domenica di Avvento, state svegli, siate vigilanti. Perciò ci troviamo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Marcianese, vicino alla corona dell'Avvento, di cui abbiamo acceso la prima candela, proprio perché questa piccola luce ci dia lo stimolo a rimanere svegli, a vegliare. Abbiamo tante attese nel mondo, abbiamo tante aspettative, ci sono tante venute che noi stiamo aspettando. Siamo disposti ad aspettare tutto, siamo disposti ad aspettare tutti, ma forse non siamo disposti ad aspettare il Signore. Siamo capaci di attendere anche ore che arrivi il nostro cantante preferito, il nostro attore preferito, il nostro calciatore preferito. Forse invece non siamo disposti ad attendere nemmeno un minuto il Signore che viene. Forse perché il Signore che ha dato inizio ai nuovi cieli e alla nuova terra non ha occupato il posto che merita nella nostra mente e nel nostro cuore. Nei nostri cieli ci sono ancora il sole, la luna e le stelle che noi abbiamo divinizzato come gli antichi. Gesù ci dice: togliete tutta questa roba, non serve più. Accogliete soltanto me come il sole della vostra vita, come la luce della vostra esistenza, e vivete secondo il mio comandamento nuovo, appunto il comandamento dell'amore. Sarà la nostra distrazione a condannarci, sarà la nostra distrazione che diventerà la nostra distruzione se non stiamo attenti. Al tempo del diluvio, infatti, ci ha detto l'Evangelista Matteo, le persone mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, lavoravano nei campi o lavoravano in casa, e non si sono accorti che stava per arrivare il diluvio. Eppure Noè stava costruendo la sua arca. Ma la gente era distratta, pensava ad altro, dava per scontato che quel modo di essere, di vivere, di agire potesse durare per sempre. Non fu così allora e non è così oggi. Apriamo i nostri occhi, prepariamoci alla venuta del Signore e impariamo a dare soddisfazione ai nostri bisogni nel modo giusto. Infatti ci sono due modi di mangiare e bere: uno alla ricerca spasmodica del piacere, l'altro mangiando e bevendo per sostenersi e poter poi essere a disposizione degli altri. Ci sono due modi di vivere le relazioni affettive: una per il nostro egoismo, per il nostro soddisfacimento, l'altra per rendere felici i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ci sono due modi di lavorare, fuori e dentro casa: l'uno per ottenere il successo maggiore, la ricchezza maggiore, il riconoscimento maggiore, l'altro per svolgere un servizio a favore del bene comune. Sappiamo scegliere quello che il Signore ci porta, altrimenti il figlio dell'uomo, l'uomo vero, la nuova umanità giungerà quando meno ce l'aspettiamo, non domani, ma oggi, perché è oggi che il Signore viene a trovarci e vuole trovarci svegli. Lui
è come un ladro, ma non è il ladro. Il Signore Gesù vuole mettere la sua attenzione sulla disposizione del nostro cuore, certamente non sul ladro. E allora il nostro cuore sia sveglio, la nostra mente sia sgombra. Concentriamoci su Gesù, il Figlio dell'uomo, l'uomo vero a cui vogliamo preparare la strada. Concentriamoci su Gesù che in questo tempo, in questo nostro oggi, vuole dare inizio alla nuova umanità.